Nunca he sentido miedo, de verdad, Non ho mai se he avuto dicho muchas paura. veces. Mi sento Mi più sento più sicuro nel sicuro nella carcere che carcere che fuori, fuori nella della società. società. Non ha paura, padre Leonardo da Silva, cappellano del carcere Palmasola di Santa Cruz. E non ha paura il Papa di entrare domani mattina proprio a Palmasola, uno dei penitenziari più pericolosi dell'America Latina. Ma l'inferno di Palmasola, con 5.500 detenuti tra narcotrafficanti e assassini, è una periferia esistenziale che Francesco vuole abbracciare per imprimerla nel suo cuore. All'ingresso del famigerato carcere di Palmasola a Santa Cruz c'è questa scritta che dice: tutte le persone per entrare in questo centro di riabilitazione devono presentare la carta d'identità e non devono pagare per nessun motivo. Ed invece qui tutto si muove pagando e i bambini possono entrare ed uscire liberamente, a tal punto che vengono strumentalizzati dagli adulti per i loro traffici. Nel carcere entrano liberamente le famiglie e i figli dei detenuti, entrano le prostitute, entrano ed escono droga e armi, entrano anche carrettieri per portare rifornimenti ai prigionieri. Per passare però bisogna sempre pagare i corrotti. Noi riusciamo ad entrare senza corrompere, ma l'ingresso è permesso ad una sola persona. E da allora entra il nostro operatore Carlo Petruzziello, ma senza telecamera. Con un cellulare rimediato riesce a documentare la realtà di Palmasola. Le immagini Allora, eccezionali mostrano la cosiddetta autogestione nel reparto degli uomini. Alcuna cosa la si può vedere e alcuna cosa non si può vedere. Più che un carcere sembra un villaggio. Le celle sono casette, per l'occasione dipinte di bianco-giallo. Tra i detenuti ci sono anche due italiani, Enea Cardini e Pietro Grillo. Dicono di avere avuto a che fare con la droga. Tra i detenuti si notano anche adolescenti. A Palmasola ce ne sono circa 170, eppure una legge dell'agosto 2014 vieta la promiscuità carceraria tra adulti e minori. Ma a Palmasola prevale l'anarchia e i minori sono sfruttati e abusati. In questi giorni li stanno appoggiando in strutture esterne per non farli vedere al Papa. C'è anche una chiesetta a Palmasola dove il cappellano padre Leonardo sta ultimando i preparativi per l'arrivo di Francesco, a cui verrà regalata un'amaca e un libro dal titolo Voci in libertà, che raccoglie pensieri e preghiere così come sono state scritte dai detenuti. Domani il Papa saluterà le donne e poi pregherà per le 35 vittime della rivolta di 2 anni fa. Incontrerà i detenuti che da 15 giorni stanno preparando i canti. E poi Francesco, prima del suo messaggio, dialogherà con alcuni di loro e infine unirà tutti per invocare Nostra Signora della Misericordia, patrona dei prigionieri.